Ciao, sono Nicolas. Se avete seguito i video sulla Val di Rabbi, sapete che ho fatto domanda per fare il pastore in una malga. Mi hanno richiamato 2 giorni dopo aver fatto domanda, sto per iniziare, e sono ritornato in Val di Rabbi e prima di incontrare il titolare mi si è rotta la macchina, quindi sono fermo a fianco alla strada. Questa avventura sta iniziando piuttosto male. Dovrebbe essere il primo giorno di lavoro e sta incominciando proprio malissimo. Vediamo gli sviluppi. Giorno 2. Ieri sera, dopo aver portato la macchina dal meccanico, ho già iniziato con i primi lavori. Beh, c'è stato da andare a prendere le vacche e portarle giù insieme a Christian, il padrone della malga. E niente, le abbiamo munte. Io dovevo dargli il mangime mentre lui le mungeva, poi portarle fuori, pulire un po'. Non mi ricordo altro. Abbiamo mangiato patate e formaggio e fagioli, e a letto alle 9. Faceva molto freddo e stamattina sveglia alle 5 siamo ritornati a prendere le mucche che dormono fuori e le abbiamo riportate in malga, munte un'altra volta, fatto colazione e adesso le abbiamo riportate fuori. Sono qui seduto mezz'oretta, qualcosina così, per controllare un po' dove vanno, ma tra un po' ritorno alla malga e vediamo che altro c'è da fare. Eccole lì, sono 28 e sono quasi tutte incinte. E beh, adesso siamo verso fine stagione, infatti se n'era andato via il vecchio pastore che avevano e gli serviva qualcuno. Facevano circa 30 litri di latte l'una al giorno. Adesso ne fanno un po' di meno, mi ha detto, e che equivale a 6-7 forme di formaggio. Poi ci sono anche 5-6 maiali, e bisogna dargli da mangiare 2 volte al giorno, mais tostato e il siero del latte. Oggi portiamo i vitellini che sono scappati, li riportiamo su. Ehi, dai, avanti. Bisogna portarli, va, è in alto da qualche parte, non ho capito. Dai, ehi, avanti, dai. Sì, non sono bravi come le mamme. Dai, avanti, su, su. No, 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 giù di là. Avanti. Ehi. Oh, mi hanno fatto bestemmiare come un disgraziato. Questi 4-5 vitelli qua non vogliono seguire le altre mucche. Dai. Avanti. Su. Dai. Porca miseria, ragazzi. Se vi fate le gambe qui. E se non avete mai bestemmiato, incominciate. Oggi è il quinto giorno e beh, mi sto abituando. Sono un po' stufo, però tutto sommato meglio. Mi sa che erano un po' indietro quei lavori, quindi il primo giorno è stato veramente tosto. Anche oggi ho spalato un po' di merda, mezz'oretta, ho tagliato la legna, mezz'oretta. Poi cosa ho fatto? Non me lo ricordo neanche. E adesso sono qui, devo portare sulle mucche per le 6, sono le 5, sono già qua da mezz'ora, quindi mi sto godendo l'aria aperta. E non è poi male, c'è un ruscello, di là c'è il bosco. E le mucche sono talmente brave che vanno su da sole. Tornano in malga da sole, quando sono le 4:35 loro iniziano ad avviarsi. Sostanzialmente devo controllarle. Beh, quando c'è il pascolo in alto sì, è un po' più impegnativo perché si sparpagliano, però qui sul pascolo basso è una passeggiata a tutti gli effetti, molto bene. Sono le 8:50 del mattino, incredibile, ma sono già quasi 4 ore che sto lavorando. Oh, vabbè, come al solito si va a prendere le mucche. Stamattina era tutto bagnato, quindi con gli stivali sono andato su per il pascolo e niente, mi sono infradiciato. Poi abbiamo munto le vacche, dato da mangiare i maiali e adesso le ho portate su
su un altro pascolo e sto bestemmiando come un pazzo. Certe volte non vogliono proprio muoversi. I vitellini sono i peggiori, ma in teoria non dovrei averci a che fare più di tanto, perché sono su in cima, su proprio sui pascoli più alti, e quelli restano lì. Questo è il mio bagno. E sì, ho appena fatto la cacca. L'ho seppellita subito, perché altrimenti sarei stato invaso dalle mosche. Sì, non c'è molto tempo neanche per andare in bagno, in realtà, soprattutto la mattina, perché dalle 5 e un quarto si parte e poi c'è tutta una tirata finché le mucche sono al pascolo. Poi devo stare qui un po', quindi questo è l'unico tempo libero che ho. Dopo ne ho un pochino dopo pranzo, fino alle 2:30, poi dalle 2:30 di nuovo fino a sera, fino alle 7:30, così. Quindi sono una bella carrellata di ore, saranno 7 la mattina circa, più 5 il pomeriggio. Quindi sono 12 ore al giorno. Un'ora e mezza di pausa che uso di solito per dormire, perché beh, alzarsi la mattina è terrificante. E niente, qua a Maggie dobbiamo cantare "O come bello cagare in montagna". Ricordiamocelo. E niente, che facciamo? Che facciamo? E niente, adesso un'altra mezz'oretta, aspetto un pochino, adesso mi fermo un attimo, mi rilasso un attimino, devo controllare dove vanno le mucche, ma tanto vanno sempre più o meno negli stessi posti. E dopo per le 9:30, 10:15 devo ritornare a pulire il paiolo del formaggio e poi a sparare un po' di merda come al solito. Per fortuna che ho soltanto fino al 31 agosto, quindi sono altri 31 giorni. Non sono tanti, sono entrato a metà, a quasi fine stagione, perché mancava un pastore, e quindi beh, meglio, perché 4 mesi così non sono semplici. Ci vediamo. Oggi ho spaccato legna per 2 ore e niente, adesso comincia a piovere, io tra pochissimo devo riportare giù le mucche e tutto qui. Oggi è molto tranquilla, sì, ho dormito 1 ora e mezza. Domani è domenica e tra l'altro mi ha detto che avrò dalle 10 alle 3 cioè, tempo libero, quindi non male. Avrò 5 ore di tempo libero domani. Non male, non male. Sta diluviando di brutto e devo aspettare. Probabilmente arriverò in ritardo giù alla Malga. E questa è una cosa bella, però, perché a differenza degli altri lavori che si fanno in città, qui la natura regola tutto, no? Quindi se piove tu ti devi fermare, cioè non puoi andare avanti. Ed è una cosa molto bella. Cioè dipendi dalla natura, dipendi dal tempo, dipendi da tante cose che spesso ci dimentichiamo, no? Che ignoriamo, che comunque abbiamo costruito un mondo che può andare avanti senza, ma qui torni indietro. È bello doversi fermare perché piove sotto una maglia in dismessa e aspettare che si possa proseguire, aspettare che si possa tornare a vivere, a fare le cose che si devono fare, no? È molto molto bello. Oh, sta uscendo il sole. Wirna, Wirna, non ti vergogni, ma se ti vedessero le tue sorelle a fare
farti grattare così, guarda. Ma se ti vedessero le tue sorelle, cosa farebbero? Guarda, guarda, guarda. Oggi sono scese un po' troppo in basso. Sono in mezzo alle felci, devo riportarle un po' su. Con l'occasione sto cercando qualche fungo. Avevo trovato due porcini stamattina, ma pensando che crescessero di più, li ho lasciati lì pensando di tornare tra un paio di giorni. Invece mi hanno detto che i porcini quando crescono buttano tutti insieme e quindi se li trovi piccoli è da raccoglierli, no, perché sennò diventano marci. Quindi o crescono e diventano grandi subito oppure vanno raccolti così come sono. Vabbè, comunque sono bei posti, bei posti. Guardate che posti. Mi tocca andare dentro questa foresta per andare a cercare le mucche. Mi sento un esploratore. È bellissimo, è tutto verde. È tutto verde. C'è spazio tra gli alberi, ci cresce l'erba in mezzo. Se non fosse per la solitudine, cioè ovviamente devi stare dei mesi da solo, sarebbe veramente un bel lavoro, cacchio. E l'unica pecca è quella, e vabbè, che bisogna svegliarsi alle 5, però ci sono lavori peggiori, no? Ci si abitua. E l'unica cosa è che sei da solo. Mi manca la Maggie, per il resto è tutto molto bello. Allora, facciamo le dispettose. Dove stai andando? Ma dove vai? Chi sei? Sei Jeanette o sei Moody? Vediamo subito. Tu sei Wirna. Wirna, cosa combini qua giù? No, 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 non si fa così. Dai che andiamo su. Guarda le altre dove sono. Dai Wirna. 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 Andiamo. Dai Wirna. Dai Wirna. Dai Wirna. Dai che andiamo. Dai. Dai che ci siamo. Dai. Un po' più su, almeno 300 metri. Wirna. Guarda che tiro con l'ombrello, Brava. Sì, un po' più in là. Un po' più avanti. Dai. Dai Wirna. 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 Vai un po' più su. Brava, brava Wirna, brava.